Sono Simona Vignali, esperta in dimagrimento naturale, e molti mi chiedono: ma si può davvero dimagrire senza dieta? Lo vediamo in questo video. Ciao amici, oggi vediamo 4 errori comuni che ci impediscono di dimagrire. Io li so: mangiare il gelato, mangiare la brioche, mangiare la torta, mangiare le merendine. Questi sono sicuramente errori terribili, ma ce ne sono altri 4 più subdoli, perché li facciamo senza renderci conto che sono errori. Pronti per vedere quali sono? Ma prima una domanda: quali sono i pilastri del dimagrimento? I miei sono crollati da un pezzo. Ma no, dai, forza e coraggio, con le giuste informazioni e strategie dimagrire è possibile. I pilastri sono stile di vita, movimento fisico, alimentazione e giusto riposo. Uno stile di vita amico della linea riduce lo stress e aumenta il riposo notturno. Un buon sonno amico del metabolismo dura almeno 7-8 ore. Un'alimentazione dimagrante deve essere sana ed equilibrata. E l'attività fisica giusta è quella che aumenta il metabolismo basale, cioè quello che il corpo brucia a riposo, senza sfinirsi. Detto questo, ecco i 4 errori più subdoli che impediscono di dimagrire. 1. Dieta ripetitiva. Fare una dieta ripetitiva è un errore per un motivo semplice: la noia. Io la conosco bene. Infatti, alla lunga, mangiare sempre le stesse cose annoia e cerchiamo l'inevitabile sgarro. E anche il corpo si annoia, nel senso che il metabolismo ha bisogno di varietà dai diversi tipi di cibo per trarre i suoi nutrienti, altrimenti rallenta inesorabilmente. 2. Massa magra o massa grassa? Le diete estreme promettono dimagrimenti lampo e in effetti a volte ci riescono pure. Ma attenzione, sapete cosa dimagriscono? È il grasso! Purtroppo non è così, dimagriscono la massa magra, creando scompensi fisici e anche metabolici. Per questo, appena si interrompe, si riprendono tutti i chili persi. Un test facile per capire cosa stiamo dimagrendo è misurare il girovita. Se perdiamo chili, ma non la pancetta, il rischio è che non stiamo bruciando grasso. 3. Ridurre le proteine. Questo è un altro errore comune delle diete fai da te: ridurre le proteine. Invece le proteine servono sia per produrre i muscoli sia per bruciare le calorie. Questo è l'effetto termogenico, cioè le calorie che il corpo consuma per bruciare il cibo, e con le proteine brucia di più. Io consiglio le proteine a colazione e lo conferma anche uno studio uscito su Obesity. Aumentano il senso di sazietà per tutta la mattina, così non abbiamo bisogno di ricorrere a snack e il corpo brucia più grasso. E a pranzo abbiamo meno voglia di schifezze o piatti pieni di calorie. 4. Allenamento di forza o resistenza? Molti programmi di dimagrimento si concentrano su programmi di tipo aerobico, come la corsa. Vanno benissimo, ma l'allenamento di tipo endurance, oltre una certa soglia, riduce lo sviluppo muscolare. E se il corpo smette di creare muscoli, rallenta anche le calorie bruciate. Tra l'altro, secondo la rivista Cardiology, l'allenamento di forza aiuta anche a bruciare il grasso viscerale, quello più ostinato da smaltire. Sentito? Devi darci dentro con quelle pinne. Se volete approfondire i temi del dimagrimento naturale, vi consiglio di leggere i miei libri ed ebook. I link sono in descrizione. Ora che conoscete questi 4 errori e sapete come non farli, mettete mi piace e condividete per aiutare molte altre persone. Per seguire tutte le novità del canale, iscrivetevi e attivate le notifiche. Potete anche sostenere il mio progetto di divulgazione gratuita partecipando al crowdfunding e abbonandovi al canale qui su YouTube. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Sentite? Mettete mi piace e condividete il grasso vice... il gra...